In spiaggia c'è una bomba! La nostra fine ormai è la tomba! È stata lanciata dagli inglesi! Quanti soldi sono stati spesi! Dalla seconda guerra mondiale volevano farci il funerale! L'ha svegliata una pala! Accidenti, Maremma Maiala! 250 kg essa pesava! Non si trattava di una fava! Chi si trovava nella zona rossa doveva darsi una mossa! In una notte, tutti sfollati, preoccupati e spaventati. Con cautela, la marina militare l'ha portata in mezzo al mare. Boom! E come per magia, la paura è andata via. Questa vicenda della bomba ci ha entusiasmato perché i bambini hanno seguito proprio minuto per minuto quello che stava succedendo. Mi raccontavano anche la mattina che vedevano Fanno TV e dicevano: ho visto questo, ho visto quest'altro, ma maestra, poteva essere pericoloso perché quello, perché quell'altro. I miei genitori volevano sfollare ma non erano nella linea dello sfollamento, quindi insomma l'abbiamo vissuta da vicino questa cosa. E allora hanno voluto mettere le loro idee, mettere le loro emozioni e scriverle, insomma. Sono stati molto bravi, molto creativi. Sono stati molto bravi, creativi, ma loro sono sempre, i bambini sono sempre in genere, no, propositivi nel cercare cose nuove, nel vedere anche al di là delle cose che si vedono tutti i giorni, insomma. Ma l'idea di mandarci una lettera a Fano TV chi l'ha avuta? Allora, l'idea l'ha avuta la mia collega, però è partita prima da loro, ma poi la mia collega ha detto sì, va bene, accettiamola questa cosa e facciamogliela fare, insomma. Quando è arrivata la risposta, accoglienza? Loro sono stati molto contenti quando gliel'abbiamo detto, insomma, ci viene la TV, ci viene a riprendere. Abbiamo potuto fare tutto questo grazie anche al permesso della dirigente, perché insomma abbiamo avuto un attimo di luce della ribalta grazie anche al permesso della dirigente.